sempre stato alla mia ombra. Va bene, messo giù. Non sai coniugare un verbo, non sai bofonchi parole. Però... Popolo di System. Antonio. Sono qua per dichiararmi, per fare una confessione. Vedi Antonio, devo farti una confessione, vedi Antonio, davanti a questo mare, questo calice di vino, devo dirti che forse mi sono reso conto che bevo un po' troppo, un pochino, ma però va bene così. E poi volevo anche confessarti Antonio, ti ricordi quando siamo andati via? Che eravamo andati a fare il viaggio, la stessa camicia, che eravamo andati, sì, a Buenos Aires. Vedi Antonio, io ti avevo un po' preso in giro dicendoti che c'era Just Beer, che non c'era Just Beer, che c'era Just Beer, non c'era... Io sapevo che c'era Just Beer, vedi Antonio, dovevo confessarlo. E anche l'altra storia. La storia di Pegasus, abbiamo fatto un match, la storia Vettori, Pegasus, io sapevo che sotto Pegasus c'era un altro Pegasus, lo sapevo fin dall'inizio. Ma la cosa più scioccante, Antonio, la cosa più scioccante che voglio dire a tutto il popolo di System, e vorrei ricordare fanculo System, volevo ricordargli che Blake, dove cazzo sei? Ah, fai tanto il figo, chiami Strike all'interno di System e poi non hai le palle di venire fuori? Non hai le palle di presentarti nel nostro ring? Nella nostra strada? A prendere le nostre botte? Blake, sai... Forse non sono io che bevo troppo. Forse sei tu che non hai coglioni. Merda! Siamo giunti al match per il titolo Genesis. Amici amanti del sistema SIW, io sono Jib e sono il commentatore. Hello boys and girls, io sono il coach Alex Flash, il miglior performer in Italia, Jib. Apriamo questo episodio di Tuesday Night System con un match valido per il titolo Genesis. Fabio Romano entra sul ring, guardate le espressioni facciali come sempre. Fabio Romano voglioso di rivalsa, voglioso è il primo titolo che conquisterebbe qui in SIW. È una grande opportunità, lo vediamo. Ci crede tanto a questo match. Fabio Romano, qua in SIW, ha una grande opportunità contro il campione Genesis, LG. Ricordiamo che per ottenere una opportunità contro il campione Genesis c'è un percorso predefinito che va in onda il giovedì sera, si chiama L'Occhio del Coach. Fabio Romano però la ottiene per altre vie, per altri meriti, quello di aver battuto lo stesso LG in una El Challenge tanti mesi or sono ormai.
Vediamo l'ingresso del campione Genesis, attualmente LG. È pronto G. Jib poggia la bottiglietta con la sua acqua a bordo ring. Sappiamo una delle armi segrete di LG, quella, la giacchettina, ma alla fine probabilmente è soltanto un ragazzo talentuoso. Jib, io non credo neanche che sia conscio della responsabilità da campione che si ritrova. Cosa ne pensi, Cipe? Secondo te ha capito di essere il campione Genesis? Io credo che frugare nella mente di LG sia pratica abbastanza particolare. La sensazione che io è che sia molto più scaltro, molto più complesso quello che dà a vedere. Beh, ma negli incontri a Tuesday Night System contro di me non mi è sembrato molto scaltro, Jib? Fino a questo momento, almeno, coach, diciamo. Chissà, chissà se potremo rivedere di nuovo Alex Flash contro il G. Stasera, però, stiamo parlando di un altro match. L'arbitro Ref Matt ha le prime esperienze in SIW Wrestling. Mostra la cintura e ci fa capire che questo è un match per il titolo Genesis, il titolo che rappresenta il migliore per l'occhio del coach. Siamo pronti, Romano contro G, titolo Genesis. Grande sfida questa per il G, Fabio Romano. Bello, stoppa subito. Vintage. Ref Matt non sembra essere solito a questi giochetti. Ah, tu vuoi fare la scambio? Sì. Vuoi provare la tua giacchettina? E ti posso provare? La mia camicia? No. Sì, giacchettina. No. Scambio, 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 scambio. Non credo sia una buona idea, Jib. Coach, quante volte ti è capitato di vedere delle prove di abbigliamento su ring di wrestling? A me non molte. Credo che faccia schifo alla merda. Sì! Signori, il match è iniziato. Beh, però, quantomeno è specchio della sportività che questo match ci riserva in questo momento. E il Golden. Attenzione, che sarà mica geloso. Che fa? Tieni, lo so io. Ok, è uno stilista oggi. E G! E G non sembra. Ah! Non è stato astuto! Però ci ha provato, lo apprezzo molto. Hai visto, alla fine l'abbiamo detto, è scaltro. Tenta di fregare Fabio Romano, non riesce, Fabio resta solido. Si va alle corde, poi Fabio trattiene il G al centro del ring. Lo trattiene al centro del ring e G però cerca ogni modo per uscire da qua. Sbalza via Fabio Romano, schienamento. Soltanto uno. Beh, qui vediamo una cosa cristallina, coach. Fabio Romano è un avversario davvero di caratura per il G, esperienza internazionale, tanti anni nel mondo del wrestling. Matt conta due, compagno di coppia di Adriano, il leone di Roma, e il G è uno, ha poco da scherzare in questo match. Ha poco da scherzare, ma non sembra forse esserne cosciente di questa situazione. Fabio Romano forse un po' sottovalutato ad oggi. Peccato si sia scelto un compagno di coppia che fa schifo alla merda. Ha
affermazione opinabile questa, ma insomma abbiamo Fabio Romano che riporta in piedi, LG si va alle corde, adesso si corre invece, LG tenta uno sgambetto, Fabio Romano abilmente, no, qui LG finisce in bocca a Fabio Romano, tenta di rimediare correndo e poi coach. Scambi veloci da parte dei due, LG, wow! Schieramento? No? Niente. Calcio vuoto! Rapidissimi questi due quest'oggi. Ulala! LG, nonostante non sia uno dei migliori atleti, non sia al mio livello o a livello di Liam Masset, però dà del filo da torcere a Fabio Romano. Tentava la lights out, non va a segno, Fabio Romano lo porta all'angolo e poi viene respinto da LG invece, che adesso lo mette nel mirino, tenta ancora un doppio calcio, finisce invece peso alle corde, posizione pericolosissima, questa qua! Impatto di collo, qui il match può cambiare, coach. Il match forse sta già cambiando perché LG ha subito un grande impatto al cuore. Scusa coach. Solo due però Gib. Qui dopo un colpo, dopo l'impatto al collo di cui tu stavi proprio parlando, il match sarebbe potuto finire. Infatti Fabio Romano furbescamente tenta un conteggio ma solo e soltanto due. Adesso però per LG si mette male. Fase di dominanza e controllo per Fabio Romano. Proiezione. Voilà, suplex da parte di Fabio Romano, non si vede spesso questo. Vuole dimostrare tutto se stesso, Fabio Romano, mette nel mirino. Grande errore da parte di Fabio Romano, sembra. Ma LG perde troppo tempo questo coglione. E infatti viene fermato da Fabio Romano, sappiamo che i piccoli riti di LG sovente gli danno la forza, ma in questo caso invece, come dici tu, sono la sua rovina. Era riuscito, ecco un conteggio. Soltanto due, conta Refmat. Fabio Romano, è già alla seconda stilettata, è già alla seconda offensiva convincente che lo avvicina al titolo Genesis, ricordiamolo, titolo Genesis Palio. Schieramento, e uno, e due. Tentativo di neckbreak, a vuoto. Oh, eye poke. Qui, scorretto il G, dita negli occhi, vuole difendere il titolo a tutti i costi. Fabio Romano ancora, lo prende, si corre di nuovo, ulala Romano! E il G si piega in due, chiaramente. E uno, e due. Refmat è costretto ad indicare il due, ma eccolo. E uno, e due. Molto vicino alle corde, errore di ring positioning da parte del G. Chissà se questo può costargli il match in futuro. Beh, i due atleti sembrano davvero provati. Fabio Romano tenta di nuovo una proiezione. G però si impunta, vuole ribaltare la situazione, non riesce invece. È Fabio Romano che vuole connettere la situazione sul filo del rasoio. È il G. Grande prova questa, non era facile contro un esperto della tecnica come Fabio Romano, Double down. Entrambi sono a terra. Refmat inizia il conteggio per il double down. Ovviamente si rialza, già preso nel mirino la camicia di Fabio Romano, ma la butta via, adesso va all'acqua, vuole ristorarsi il campione Genesis. Vintage LG in questo caso. Adesso deve trarre la forza come spesso fa, va a colpire Fabio Romano con un calcio, poi ancora, cosa vuole fare? No, Fabio Romano lo intercetta e... Era una trappola, ma Fabio Romano non ci cade. Handzuki kick a vuoto, Fabio Romano tenta Alf Nelson. Sembrava la fossa dei leoni, Gib. Attenzione poi, lo solleva. Il G, posizione di Fireman Carry, ma... Attenzione qui. Cosa vuole fare? Ma non ho ancora capito che non serve a niente la giacchettina. Ecco, Alf Nelson. Oh! What an incredible maneuver! G in cerca della sua giacchettina, Fabio Romano ancora una volta lo scaraventa via, adesso può davvero chiudere e G si scansa all'ultimo secondo e poi ancora una gomitata, anzi una ginocchiata, perdonate, va Fabio Romano! Finita! Twisting suplex, può vincere! E uno, e due, G! Miracolosamente! Refmat conta solo fino a due. Di nuovo in piedi Fabio Romano, vuole andare all'angolo, voleva chiudere, adesso però G Gianuva, due e
Canuva, finale. E G veramente, dopo aver sofferto forse come non mai, nemmeno contro Leon Kiro ha sofferto così, riesce a portare a casa il match. Devo ammettere, Gib, Fabio Romano contro atleti di livello mediocre come LG riesce a tirar fuori delle ottime prestazioni. È un problema avere al suo fianco Adriano, colui che è stato numerose volte sconfitto da Face of Success, da Face of Future. Beh, io sono di diverso avviso sia per quanto riguarda Adriano sia sulla mediocrità del G, ma la cosa su cui probabilmente siamo d'accordo è che Fabio Romano quest'oggi ha dato tutto se stesso e non è andata, non è un buon giorno per Mr. 24 Karate. Rimbocchiamoci le maniche, andiamo avanti Fabio Romano, perché provare e forse arriverà il successo. Parlami, che cosa c'è? Quindi accetterai la sfida di Strike? Caro Lacroix, sei un ottimo consigliere, ma è ovvio che si tratti di una trappola, no? Beh, ma era una trappola anche quando ti ho sfidato io. E hai accettato, dimostrando a tutti di essere un dio. E con ciò? Stai per caso insinuando che io debba ancora aver bisogno di dimostrare la mia superiorità? No, assolutamente no, ma... un dio codardo? Perché è così che l'ha chiamata davanti a tutti. Codardo. Aspetta. Quell'ubriacone tossico di Strike Elvig ha osato chiamarmi in questa maniera? Sì, tutti lo hanno sentito, lo ha detto davanti a tutti. Però è lei che comanda. Io farò tutto quello che lei vuole. Come d'accordi. Se le va bene, va bene, è una trappola. Comprendo. Sua la decisione. Codardo. Vedete, è il campione italiano di wrestling qui a presentarci la finale del System Sword Tournament. Ricordiamo, chi vincerà il torneo affronterà Nick Wave a Colossal Coach. Nick Wave, il punto più alto della sua carriera, lo abbiamo visto, ce lo stiamo godendo, lui è un uomo giusto. Lui è ciò che ci meritiamo adesso. Nick Wave che sta impartendo terrore, sta impartendo paura nel roster SIW. Che cambiamento che ha vissuto. Tu lo conosci da tanto, ma questo, beh, è un altro Wave. Questo è il Nick Wave migliore che abbia mai conosciuto in vita mia. Questo è quello che detta la legge in Tuesday Night System. Sono davvero orgoglioso di lui oggi.
Signori, buonasera e benvenuti qui a una serata veramente, veramente importante. Qui adesso andiamo a presentare la finale, la finalissima dello Sword Tournament, che andrà a decretare il primo sfidante al titolo italiano di wrestling. In quanto campione italiano, spetta a me presentare i finalisti. E con orgoglio e con sommo piacere posso aggiungere, i due finalisti sono il meglio che la nostra scuderia possa offrire oggi. Il primissimo a raggiungermi è una mia cara conoscenza, la Suplex Star Darko. Beh, quasi più che una cara conoscenza, compagni di coppia per tanti anni, gli Space Sharks a Colossal potrebbero collidere. Non so cosa potrebbe accadere a Colossal, Jeep, ma ti posso assicurare che Darko ha davvero la voglia di vincere quel titolo. Ho detto sin dall'inizio, è disposto a tutto pur di arrivare al titolo italiano. E stasera è qui. Primo finalista, Darko. E se qui abbiamo la Suplex Star, alla mia destra avremo uno dei più grandi lottatori in Italia, il fuoriclasse Nico Imberardi. Il fuoriclasse, lo spaccaossa. Questo è un nome che Wave solitamente non usa, anche perché probabilmente gli ricorda un altro. E adesso è fuori a bere birra, un altro che Wave senz'altro apprezza meno, c'è da dire. Beh, io conosco benissimo Nico Inverardi e tu Gib lo sai benissimo la motivazione per la quale io conosco Inverardi. Credo che sia un gran problema adesso. Come vedete, il tavolo è vuoto. Vi aspettavate un trofeo. Non vi dirò che il trofeo è il percorso che avete fatto per arrivare fin qua, quello che vi ha portato a essere le nostre punte di diamante, perché ci sarà davvero un trofeo. Però, per far sì che abbiate in chiaro che cosa rappresenta questo vostro percorso, beh, se mi parlano chiaro, no? Sta a me presentarvi. Vorrei che intanto vi deste la mano in segno di amicizia. Io, in qualità di campione italiano, ritengo davvero, e tu lo sai bene, Darko, che voi siate il meglio che si possa avere qua. E in questo momento storico preciso, dove la dirigenza ha deciso stolidamente di permettere a alcuni personaggi che tu, Nico, conosci purtroppo molto bene, di far parte di questa nostra gloriosa realtà, allora noi dobbiamo controbattere
con i nostri più grandi orgogli. Ad esempio, Darko. Darko, fratello mio. Io credo che sia davvero arrivato il momento in cui tu zittisca tutte le male lingue che dicono che tu sei il numero due, non sei mai riuscito ad arrivare davvero in questo sport e sei, ma sono certamente male lingue, sei sempre stato alla mia ombra. Chiaramente queste sono male lingue. Ma chi sono? Brutte persone, questo è certo. Per quel che riguarda te, amico, ci conosciamo meno, ma non di meno il mio rispetto per te è alto, alto quasi quanto il mio orgoglio, è ampio quanto il mio petto. E tu sei davvero l'archetipo di quello che secondo me dovrebbe essere il vero lottatore italiano. Forte, agile, senza pietà. C'è solo un problema. C'è solo un problema che sono sicuro tu potrai risolvere nel migliore dei modi. Se tu vuoi davvero realizzare appieno il tuo grandissimo potenziale, hai bisogno di viaggiare più leggero. Ora te lo spiego meglio, caro amico. Tu ti porti dietro una zavorra. Una zavorra di nome Mirko Mori. Per favore, mantenete un rispettoso silenzio. Sì. Pensi davvero che il massimo che tu puoi fare è farti dare una pacca sulle spalle da Kevin Caio per farti mandar via? Questo è il massimo che può fare il grande Nico Inverardi? Non sei destinato al meglio! Fermo subito! Tu non devi parlare di Mirko come una zavorra, perché io non ho mai trattato Mirko come una zavorra, a differenza tua e del tuo tag team partner che... Darko la prende malissimo! Darko scatta! Stava già friggendo da prima! Le parole di Wave lo hanno punto e adesso si sfoga su Nico Inverardi. Ma io non so, rimango al limite, rimango senza parole da quello che sto vedendo. Darko ha schizzato di cervello. È scattato. Beh, non lo vedevamo da un po'. Cantare vittoria, perché tu sei il prossimo. Attenzione! Attenzione, poi minaccia Wave! Tu sei il prossimo! L'ho detto! E allora, signore e signori, la finale è on fire! Darko contro Nico Inverardi! Chi vince affronta Nick Wave a Colossal! Hanno pagato, però loro sono del mestiere e con il codice sconto SIW10 avrete lo sconto del 10% su tutti i prodotti Prozis. Non lasciatevelo scappare. E dunque siamo giunti al main event. Questo sta per entrare
Alex Sheridan. Sheridan, fai il suo ingresso. Togli i capelli dal viso. Mostra Jack and Jill. Allora Sheridan con Jack and Jill affila gli avambracci. Queste armi pericolose, queste entità misteriose. Jack and Jill alle telecamere del sistema dell'SW Wrestling. Sheridan. È davvero imprevedibile Sheridan, Jib. Ma adesso ha un elemento che forse è troppo imprevedibile, non è. Quello che si definisce il pacchetto completo. L'avversario di Maurizio Merluzzo in vista colossal. Fa l'occhiolino alla telecamera. Apre la camicia. Il match che tutti stanno aspettando, coach. Capitan Fintus contro il pacchetto completo. Il pacchetto completo ha una grande sfida davanti a sé. Ma lui è talmente confident, è così sicuro di sé che non se ne rende nemmeno conto. Ricordiamo che Vertigo e Riammazza Eroi hanno teso una vera e propria... Oh, guarda, guarda, guarda. Chiede prima... Ah! Chiede a Calistri di togliere la collana. Alla fine... se la toglie da solo umiliandolo. Sempre molto arrogante Vertigo. Dicevo, Vertigo con gli ammazzeroi hanno teso una vera e propria trappola a Capitan Fintus, attirandolo per un match a system che poi non è mai avvenuto, perché lo hanno assaltato e pestato negli spogliatoi. Era una classica strategia. Allora Calestri pronto, no, qui Vertigo tentava l'attacco con la camicia, ma Sheridan è pronto. Non funziona, questo non funziona. Contro Sheridan non funziona. Schiaccia la camicia con il piede. Sheridan comunque è un atleta di stazza, di presenza, di tecnica. Un atleta che può dire la sua, contro Vertigo. Vediamo. Guarda Vertigo con la sua supponenza. Vuole sfidare Sheridan sulla tecnica, dimostrando di essere completo, Cib. Questo è sempre il suo obiettivo. Dice che sa fare meglio tutto rispetto a tutti. Questo è Vertigo, che adesso vuole dimostrarlo. Attenzione, no, 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 non va in porto. Sheridan reagisce con una gomitata. E Vertigo all'angolo, coach. Beh, non è stata una grande strategia. Si prende una chop violentissima. Soffre Vertigo, portato poi all'altro angolo. Lo attacca con Jack, cioè con una chop vicino a Jack, diciamo, se ho capito bene. Beh, sì, hai capito benissimo, Gibbo. Ancora, gli sta facendo fare il tour del ring di System. Poi... lo scaravento all'angolo opposto, Vertigo ci finisce, vuole andare anche Sheridan e colpisce il pacchetto completo che è in difficoltà, coach. Pacchetto completo sembra non sapere che pesci prendere. Mentre subisce i colpi di Sheridan, guarda l'arbitro quasi come dire: oh, ah qua, cosa sta succedendo? Lo solleva, appeso morto. E qui si torna in piedi, adesso lo prende, ancora lo scaraventa via. Vertigo deve ritrovare la quadra, probabilmente... troppo concentrato su Merluzzo e sulle sue angherie personali. Ma c'è Sheridan da affrontare quest'oggi.
Allora, Vertigo è un atleta supponente, diciamolo, però è anche estremamente abile. Va, alla gamba, viene messo giù, wow. Che colpi, va allo schieramento, è uno, è due, è soltanto due. Non usa la potenza del colpo, ma usa la spinta del calcio sulla faccia di Sheridan. Qui soffre ad una gamba. Riesce comunque a mettere a segno dei calci. Il sacchetto completo. Lo definiscono il sacchetto completo. Questo è cosa dice il sistema. No, aspetta. Voleva forse tentare una DDT? No. Vuole farla ancora più bella, certo. Perché lui è il pacchetto completo. Guarda qua, DDT. No. Sheridan lo blocca. Sheridan lo blocca. Detto, è un atleta supponente Vertigo. Qui un dropkick. Evita il secondo cutbuster, dropkick sulla schiena. Sheridan non sa che pesci prendere, viaggia da una parte all'altra del ring, Jib. E adesso è Vertigo che tenta un'offensiva, viene sbalzato via. Inizia all'angolo attenzione Vertigo, dovrebbe tentare una DDT. E va a segno, no. Questa. È andato a segno. È uno, è due, è tre. Vertigo vince il match. Sheridan stava per reversare l'azione di Vertigo, ma Vertigo stoico, resiste, rimane e riesce a portare a terra con il suo ciclone Sheridan. Nonostante le numerose offensive di Sheridan, Vertigo resiste, non si scompone. Come hai detto tu, coach, con il ciclone, la sua manovra migliore, porta giù un atleta molto. Oh! E ora siamo al dunque. Il capitano è qui a Tuesday Night System. Capitan Vintus! È incazzato nero! E l'ego di Vertigo adesso si abbasserà subito probabilmente. Maurizio chiede il microfono. Gli ammazzeroi non ci sono. Solo Maurizio Merluzzo e Vertigo. Vertigo, tu sai cos'è la Giandia Lamblia? No, non lo sai. Non lo sai. Sai perché non lo sai? Perché sei un cazzo di ignorante. Eppure dovresti saperlo, perché fate parte della stessa famiglia. La Giandia Lamblia, caro pubblico, è un parassita intestinale che ti attacca dall'interno e ti riempie di merda. Che è la stessa cosa che hai fatto tu con la SIW. Tu. Scusa, non ce la faccio. Il più completo. Ma di che non hai nemmeno finito lo sviluppo? Ti manca un pezzo proprio, cioè manca un pezzo, non hai finito. Ma poi c'hai questo atteggiamento, guardati. Eh? Ma chi ti credi di essere? Sembri l'ultimo samurai. No, ma no Tom Cruise, ragazzi, proprio l'ultimo samurai, l'ultimo stuzzicadente nel cassetto, quel samurai. Quel samurai. Sì, vabbè, io ti vedo in palestra, sui social, che sei lì, fa gli stacchi, gli scuota la panca, poi flexi, fai, pensa di essere Schwarzenegger? Sembri le mie foto delle lastre di quando avevo 17 anni, sembri. Rosichi, eh? Guarda come rosica!
Poverino, poverino, dai. Cioè, io lo vedo che vuoi parlare. No, si vede, no? Lo vedo che vuoi parlare, vuoi dire qualcosa. Vedi, io te lo darei anche il microfono, Vertigo. Se non fosse che ogni volta che apri bocca sei talmente stupido che mi abbassi il quoziente intellettivo. Non sai coniugare un verbo, non sai bofonchi parole. Però, da quello che ho visto, da quello che mi hanno detto più che altro, credo che tu sappia lottare, no? E allora se a Colossal il 10 settembre tu dovessi perdere contro un avversario che ha fatto un solo match in vita sua, allora Vertigo, tu non sei il parassita, tu sei la merda. Vertigo! Vertigo! Vertigo si è stufato! Vertigo si è stufato! Vertigo si è stufato! Un assalto! Un assalto a Maurizio Merluzzo! Un assalto a Maurizio Merluzzo! Un assalto a Maurizio Merluzzo! Guardami negli occhi! Guardami! A Colossal non solo ti ritirerò dal wrestling, io a Colossal ti rovinerò la vita! Allora, su queste terribili immagini ci salutiamo. Signore e signori, il wrestling S.I.W.